Dottor Claudio Costa, siamo veramente onorati di riceverla al World Sport Legends Award. Lei è l'ideatore della clinica mobile, nel settore della MotoGP. Com'è nata questa idea? L'idea della clinica mobile nasce da un atto d'amore. Fin da bambino, quando ero nel grembo di mia madre, ero già maschio, non c'era l'ecografia negli anni 40. Quando sono nato ero già dottore e quando sono diventato dottore ero già dottore dei piloti, piloti che mio padre invitava a casa per gli Quindi un ingaggi, per destino, un vero mangiare, perché destino. mio padre è il creatore dell'autodromo di Imola, quindi io non ho avuto i giocattoli, ma ho avuto piloti, moto e corse. E quindi, innamorandomi di questi fantastici cavalieri, ho pensato, nel momento in cui la medicina non era presente nelle gare di moto negli anni 60-70, di fare questo piccolo ospedale viaggiante su ruote che aveva una sala di rianimazione e radiologia e che poteva salvare vite, e ne ha salvate tante. E questo mi ha riempito di gioia. E quindi devo dire che quei tempi sono stati proprio il massimo dell'amore che io potevo, diciamo così, manifestare nei confronti dei miei eroi. Dei suoi eroi, che bella parola, Che poi effettivamente. la clinica cambia perché dopo ci sono stati cambiamenti, le piste sono migliorate, nei circuiti sono arrivati gli ospedali, le sale di rianimazione, i medici come io ho portato per primo a Imola, il rianimatore, cioè ho sempre pensato che il pronto soccorso doveva andare dal mio pilota, non era il mio pilota che doveva andare in un ospedale che magari non sapeva neanche risolvere i suoi problemi, specialmente quando Spesso erano si gravi. moriva E anche lungo il quindi percorso. con questa figura del rianimatore che delle volte soccorreva solo per rassicurare, ma delle volte faceva anche terapia intensiva, era vicino al dramma e cercava una cosa molto bella di cercare le vite laddove stavano per andarsene e non dopo quando se ne erano andate. E quindi questo è stato un momento eroico, pieno di gioia e di lacrime. Immagino. Poi la clinica, con questa, come avevo detto, riprendo il discorso di prima, con i medical center, rianimazione, medici, eccetera, è diventata invece l'altare dove il pilota celebrava il suo rito per tornare a inseguire i suoi sogni, nonostante le ferite, le fratture e le malattie. Noi E abbiamo io mi sono avuto, anche sì. molto, come devo dire, mi sono riempito d'orgoglio, ero anche gli uomini sono vanitosi, per me siamo vanitosi tutti gli esseri umani e pensavo di essere bravo fino a quando mi sono fatto una domanda: come ho fatto a far correre Valentino nel 2007 a Valencia con tre fratture alla mano, che poi era la mano destra, quella Caspita. che diciamo comanda quello che è l'accelerazione, il freno. Come ho fatto a portare via dall'Australia con un drenaggio toracico capirossi, per cui all'aeroporto ormai ci mettono in galera perché non volevamo mettere la valigetta perché era attaccata al suo torace. E quindi poi dopo è finita tutto in autografi e fotografie. Come ho fatto a far correre Simoncelli con il polso fratturato. Come ho fatto a dire a Doohan nel 92, in questa gara puoi perdere una gamba e anche la vita, ma non perderai mai il tuo sogno e sarà poi quello che poi ha coronato vincendo cinque titoli. E infatti parlando di Doohan, infatti lui l'anno scorso ci ha raccontato questa storia, perché lui l'anno scorso ha ricevuto il World Sport Legends Award, era qui con noi e ci ha Bravo. spiegato Allora, come lei gli ha salvato adesso, la gamba. bene, allora, tutto questo, vanità, orgoglio, eccetera. Ma volevo dire che, alleandomi quindi con questo folle desiderio del pilota, facendomi questa domanda come ho fatto, io ho pensato anche un po' che ero bravo io. Beh, lo era No, però alla fine ho sicuramente. scoperto una cosa meravigliosa, che alleandomi con una medicina direi eretica, una medicina irriverente o direi impertinente, Anche innovativa per le dove tecniche. le piaghe, le ferite, per cicatrizzare non avevano bisogno del tempo. Una medicina dove il sogno e la promessa di felicità erano le medicine più pericolose, mi sono poi accorto che mi potevo vantare poco delle mie capacità, della mia bravitù, perché credo che dentro i piloti, nella loro anima, nei sotterranei del loro cuore, esistono delle risorse meravigliose,
una chimica capace di grandi e piccole magie, uno scrigno meraviglioso che fa dire a Zanardi che ha perso metà del corpo: io sono un uomo felice, e vincere le Olimpiadi e vincere gare di auto. E credo che alla fine tutti i miei meriti impallidiscono in confronto a queste capacità, a queste risorse. Però lei sicuramente sa perché mi consolo un po'? Fiducia. Sì, va bene, ero punto di riferimento. In una favola c'è il protagonista. Se lei fosse una favola sarebbe Cenerentola, Capecetto Rosso, la Bella Addormentata del Bosco. Però io non c'entro con lei, mi segue al massimo, io passo, l'aiuto, sono un guardacaccia, la difendo. Beh, in una favola poi arriverei anche quasi a baciarla, per farla in assere. Però dicevo che questa, diciamo, situazione dove il pilota che con le sue risorse, la sua forza di volontà, con quello che è, diciamo così, la capacità di diventare un eroe, un cavaliere, con delle forze invincibili per poter uscire dalle macerie, anzi trasformare le macerie in gradini che sono quelli che lo portano a scalare la montagna incantata della vittoria, degli eroi, della felicità, beh, un po' mi consolo perché adesso i miei meriti calano, impallidiscono, però posso dire una cosa, che a lei, questi che ci riprendono, tutti quelli che vivono, che respirano in questo mondo, questo bagaglio, questo scrigno, ce l'hanno anche loro. Non lo sanno. E quando un giorno tutto crollerà, le avversità li affliggeranno, potranno trovare anche loro queste risorse per poter poi trasformare qualsiasi castigo in una gioia. Eroi sono stati sicuramente i miei piloti, eroi sono stati anche, diciamo, tutte le persone che ho curato, ma eroi sono tutti quelli con cui adesso io sto parlando, cari amici. Ognuno nel suo piccolo mondo, nella sua vita. Ognuno c'ha questo regalo, cioè l'esempio dei miei piloti, Zanardi, Capirossi, Duan, Simoncelli, Valentino Rossi, dimostrano che dentro ogni essere umano esiste questa magia che la natura ci ha regalato per poter non solo battere l'avversità, ma farci capire che poi non abbiamo poi perso tutte le tracce del paradiso. Lei ne parla così bene, veramente con questo spirito così idealistico, e penso che sia veramente questo il senso della vita, avere dei valori, avere degli ideali, avere una passione da inseguire sempre. Ma la passione mi ha sempre aiutato, perché se seguivo la ragione scientifica su un problema davo solo una risposta e forse neanche quella. Sì. Ecco, la passione ne avevo tante di risposte, dovevo solo sceglierla e prendevo sempre quella che aiutava il sogno del pilota, stringere il manubrio e correre, e voglio correre. E sa che quando noi abbiamo annunciato che lei avrebbe ricevuto il Best Sport Values, sì, domani sera, ma quanti ci hanno detto finalmente un riconoscimento così per il dottor Costa, quanti la conoscono veramente nel mondo intero? Cioè... Beh, questo mi emoziona, come ho detto, mi riempie di orgoglio, mi fa piacere, mi imbarazza. Però con quello che ho detto, credo che tutti coloro che mi vogliono bene, che hanno detto queste cose, in fondo hanno capito che poi gli porto un bel messaggio, un messaggio di speranza. Sappiate, cari amici, che quando tutto andrà, che non ci sarà via di scampo, alla fine vi accorgerete che dentro di voi c'è un cavaliere invincibile. Ma che bella visione poetica. Che vi aiuterà a risolvere tutti i problemi, perché questo i miei piloti me l'hanno prima fatto capire e poi me l'hanno dimostrato. Guardi, lei è veramente un grande uomo, non solo un grande medico, ma le sue parole rappresentano come medico, veramente i valori. Come medico ho più trasgredito le leggi dei giuramenti fatti a Ippocrate, quindi sono un medico che ho, diciamo così, preso una medicina che diversa, dove il sogno e il desiderio erano le medicine. Le due parole voglio correre saranno anche, che lo voglio dire in anteprima, il titolo del film che stanno facendo sulla mia vita. Ah, veramente? Questo non era il Voglio momento. Correre un'avventura nell'impossibile, dove proprio racconto la mia vita con questo grande scopo, finalità, far capire che sono belli i piloti che ho curato, Zanardi, Simoncelli, Duan, Capirossi, Valentino, ma che tutta questa
magia che è dentro al cuore di questi piloti e anche nel cuore di tutti gli esseri umani. E questo è un regalo che per me è molto importante che io possa fare agli altri. Ho sempre aiutato chi soffre, ma l'ho aiutato col bisturi, con le medicine, con le suture, con le prognosi. Umanità e col suo cuore. Ma non ho mai curato dicendo a tutti ve la caverete. Avrete sempre una via di scampo. È un onore per noi averla qui. E contenti voi. Sono commossa dalle sue parole e quindi le voglio dare un bacio. Ah sì? Che bello. Grazie. Grazie per le sue parole. Avete ripreso questo? Questa no. La è, sì. No, perché... è un momento clou. Veramente, vedi quanti meriti. Mi ha commossa. Ah, bene, sono contento. Veramente. Di solito faccio piangere le donne io. Ma non così, magari.